Dopo l'unificazione del Regno d'Italia, Catanzaro vive una sorta di rinascita socio-economica che investe in modo particolare l'assetto urbanistico. La città, nel suo complesso urbano angusto e arroccato, appariva simile ad un agglomerato medioevale. Le abitazioni erano costituite da piccole case e fatiscenti catapecchie, sulle quali svettavano le numerose chiese e conventi, molti dei quali addirittura cadenti. La strada principale, il corso, si presentava tortuosa, con strettoie e strozzature dovute a fabbricati che erano sorti in modo caotico e disallineato. Il fondo stradale era costituito da un disconnesso acciottolato sempre precario a causa della circolazione delle molte carrozze e dei numerosi carri. Con l'avvento a sindaco di Francesco De Seta si dava attuazione totale all'avviato piano Manfredi. Veniva rettificato il corso con l'abbattimento totale o parziale degli edifici ingombranti. Veniva notevolmente ribassato il piano stradale in prossimità del complesso San Giovanni e, abbattendo la porta di terra, si metteva fine all'isolamento fisico tra il centro cittadino e la periferia nord. Venivano inoltre sistemate le strade collaterali, rendendole, ove possibile, più ampie e sicuramente armoniche nella loro pendenza. Anche le discese dei Guccerii e Cavour vennero adeguatamente ristrutturate e raccordate con via Principe Umberto. In questo clima di frenetica attività urbanistica nasceva l'idea di dotare la città di un giardino pubblico e così, ampliando l'esigua area verde annessa al Palazzo Municipale, con l'acquisizione dei confinanti terreni si diede corso ai lavori, attuando il mirabile progetto elaborato che, sfruttando tutte le caratteristiche orografiche esistenti nella zona, vedeva la trasformazione di un impervio e selvaggio terreno nel meraviglioso parco che ancora oggi possiamo ammirare. A completare questa magnificenza, inoltre, in occasione della visita della famiglia reale, si dava corso ad un ricco arredamento interno costituito, fra l'altro, da statue in marmo raffiguranti illustri uomini calabresi. La visita dei reali, ospiti della città nei giorni 21 e 22 gennaio 1881, pur se disturbata da un'eccezionale pioggia, non impediva l'inaugurazione, durante la quale, in onore della regina, la villa comunale veniva rinominata Villa Margherita. Una sola zona limitrofa ai giardini pubblici era rimasta immune da ogni e qualsiasi intervento urbanistico dell'epoca, pertanto integra nella sua composizione d'origine, la Grecia. L'antico borgo, composto da un reticolo di viuzze, inframmezzato da piccoli spiazzi, insieme ai vicini rione del Carmine e del Gelso Bianco, era abitato dalle persone più umili della città, quali carbonai, manovali, agricoltori. Se Piazza Mercanti rappresentava il cuore della città, sicuramente Piazza Lepera ne rappresentava il polmone. Era questa, infatti, un nodo urbanistico significativo per Catanzaro, in quanto, oltre ad essere un richiamo importante per la presenza di numerose attività economiche delle Regie Poste e del Teatro Masceri, rappresentava il punto di arrivo dei viaggiatori che con il postale confluivano dai paesi vicini. Agli inizi degli anni 20, il costruttore ingegner Gennaro Masceri acquistò la proprietà di un ampio giardino confinante con il neo Palazzo delle Finanze, facendo redigere dall'ingegner Michele Mazzocca il progetto per la costruzione di un edificio che, fra l'altro, doveva
Cusciari, realizzata sul fronte posteriore con sbocco sulla via Principe Umberto, abbisognò di una scala di raccordo a causa del dislivello esistente. La sua costruzione rappresentò un capolavoro dello stile Liberty per il suo aspetto esteriore, basato su linee curve e flessuose, fondate sul concetto di coerenza stilistica e progettuale tra forma e funzione. L'immagine mostra uno scorcio di quella che era Discesa Salsano, successivamente rinominata Discese Eroi del 1799. All'epoca la strada, oltre a rappresentare lo sbocco più rapido per raggiungere i punti nevralgici della zona sud della città, costituiva la via di comunicazione diretta con il con la soppressione del convento dei Carmelitani Calzati, l'annessa chiesa passò al clero secolare e alle cure della congrega, subendo nel corso degli anni diverse trasformazioni sia all'interno che all'esterno. Gli ultimi lavori, se da una parte hanno abbellito la facciata con un rivestimento in marmo travertino, dall'altra hanno condotto alla scomparsa dell'antico affresco che in essa era incastonato. Posta nel cuore del rione Grecia, la chiesa di Santa Maria del Carmine ha sempre rappresentato un punto di aggregazione e di richiamo che raggiunge il suo apice durante i riti pasquali, quando la processione del Venerdì Santo, snodandosi per le strette viuzze, vede il coinvolgimento di ogni abitante della zona. L'immagine mostra Palazzo dei Nobili, sede del municipio della città. Sul finire del Settecento, i coniugi Don Emanuele dei Nobili e Don Olimpia Schipani decisero di realizzare la propria residenza nel vecchio centro storico della città, nelle vicinanze dell'antico monastero di Santa Chiara. Tale palazzo non solo rappresentò la maggiore espressione di edilizia privata dell'epoca, ma ebbe splendida vita ospitando tra gli altri anche il re Giuseppe Bonaparte, fino a quando, a causa di dissesti finanziari, la famiglia dei Nobili lo vendette al comune unitamente agli orti pertinenti. Il fabbricato a destra mostra quella che era stato il monastero di Santa Chiara. Fondato tra il 1294 e il 1309 da Pietro Ruffo, conte di Catanzaro, sotto il pontificato di Clemente V, regnante Carlo d'Angiò, fu il più antico e il più dotato tra gli enti religiosi della città. Ospitava nobili sorelle che, per principio speciale rilasciato da Ferrante I nel 1465, dovevano essere tutte catanzaresi. Attigua al convento di Santa Chiara, sul lato nord, esisteva un'area denominata Largo Ariella, dove fino al 1688 si svolgeva una grande fiera che aveva visto un fiorente commercio dei damaschi in seta lavorati a Catanzaro. L'area, divenuta proprietà comunale, acquistò grande importanza dopo il 1868, allorquando fu sistemato il tronco di strada adiacente al municipio e fu aperta la strada di comunicazione con Piazza Mercanti. Si pensò quindi di costruire un'infrastruttura importante per la città, quale quella di un mercato generale, e così nel 1926 una progettazione di massima diede inizio all'iter esecutivo dei lavori che si concretizzarono con l'approvazione definitiva in data 18 novembre 1927
e con l'affido dei lavori alla Società Latina per Imprese e Costruzioni, rappresentata dal suo presidente Iginio Betti. La bella immagine mostra il crocevia tra la discesa Cavour e via Principe Umberto. Da notare la caratteristica dei fondi stradali realizzati da una parte con la tecnica dell'acciottolato inframmezzato e dall'altra con un basolato granitico. Il mercato generale non è stato ancora edificato. A destra si intravede il palazzo a tre piani che la famiglia Doria aveva costruito nella prima metà dell'Ottocento sull'area dell'antica Giudecca, la cui facciata era stata architettonicamente abbellita con la simulazione di colonne sormontate da capitelli in stile dorico. Nota come Scinduta dei Guccerii, la via che collegava Piazza Mercanti a Via Santa Chiara, dopo l'unificazione del Regno d'Italia, prese il nome di Discesa Principe Umberto. Il nome originario era stato dato per la numerosa presenza degli esercizi commerciali di carne fresca macellata che esistevano sul posto. Tale tipo di commercio negli anni aveva contribuito alla nascita di numerose bettole, la cui caratteristica fu quella di far degustare i piatti tipici della città. Nel 1928, a testimonianza del fervore culturale che caratterizzò la Catanzaro del tempo, veniva realizzato nello spiazzo adiacente all'antico convento di Santa Chiara il cinema teatro Politeama. Il progetto, realizzato dall'ingegner Bedariva, capo dell'ufficio tecnico comunale, rappresentava per la città, unitamente alla concomitante costruzione dell'attiguo mercato generale, uno dei primi esempi di costruzione in cemento armato. Fu inoltre progettata e realizzata una copertura mobile a due scomparti apribili elettricamente, che, oltre a rappresentare una novità d'avanguardia in campo nazionale, nei mesi estivi offriva agli spettatori particolare godibilità. La capienza era di 750 posti ed il complesso risultava arricchito da un bel giardino nel quale svettavano delle palme gigantesche. Dopo la demolizione dell'antico teatro comunale, il Politeama Italia raggiunse il suo massimo splendore ospitando le rappresentazioni di numerose opere, operette e commedie. Con gli inizi degli anni 50 il suo repertorio cambiò, privilegiando la proiezione dei film, fino a quando per il deterioramento delle strutture fu demolito nel 1992. Situata nel cuore della città, la villa rappresentava la valida alternativa alle passeggiate sul corso o alla sosta del caffè imperiale. Facilmente raggiungibile attraverso le vicine discese che la collegavano alla via principale, aveva la prerogativa di trovarsi attigua ai punti nevralgici della città, quali il municipio, le scuole tecniche, il mercato e non ultimi due cinema teatro. Non era che un grand'orto, seminato a cavoli e lattughe. Sulla rupe sottostante s'arrampicavano i fichi d'India. In alto, sul declivio, erano alberi di noce, di susini e di ciliegio. La trasformazione fu rapidissima. In pochi mesi, come per tocco di bacchetta magica, cominciò a disegnarsi, in quasi tutta la bellezza della posizione e della sagoma stupenda, quel bel giardino pubblico che ora forma l'ammirazione di quanti lo vedono. Il Museo Provinciale all'inizio del Novecento con il fabbricato che mostra un primo piano successivamente demolito. Fondato nel 1879 e organizzato dal professor Domenico Marincola Pistoia, ebbe come prima sede alcuni locali posti in largo tribunali. La specificità del patrimonio era costituita prevalentemente da una ricca collezione di antiche monete greche, romane, bizantine e normanne,
provenienti dagli scavi che si eseguivano nei numerosi siti archeologici dell'intera Calabria. Trasferita la sede nei locali di Villa Margherita nel 1879, dopo un fiorente inizio che lo rese famoso, conobbe un decadimento progressivo che si protrasse fino al 1923 con la nomina a direttore dell'avvocato Antonio Pelaggi. Costui non solo lo riorganizzò e riuscì a farlo ristrutturare, ma ebbe il merito di mantenerlo efficiente, di arricchirlo con reperti vari e di imprimere entusiasmo e iniziativa nei suoi collaboratori. La parte alta della città, che sembra si svincoli dal colle su cui sorge, è quasi desiosa sempre più d'azzurro e di verde, voglia portare le sue bianche case verso Ponte Grande, la catena presilana in dolce anfiteatro degradante verso il classico golfo silenzioso, i colli vicini frementi di vigne e di ulivi, e in basso il lucido torrente fra le aspre rupi sulle quali torco le braccia polverose i chionsi fichi d'India. Qui si passeggia fra gruppi di splendidi alberi, fra una vegetazione straordinariamente ricca e varia, e da una terrazza che lo orla si vede in basso la gola bruciata e tutta sterile, eccetto dopo un fico d'India si aggrappa a qualche sporgenza della roccia. Qui d'estate vi sarebbe refrigerio durante la calura meridiana, con meravigliosi viali di luce dorata ad interrompere l'ombra dei rami. Ma verso il tramonto ero incantato al bel vedere dei giardini di Catanzaro, che pensili sulla montagna offrono una veduta spettacolosa, magnifica, immensa, innanzi alla quale si può affermare che la scenografia potrebbe essere veramente l'arte grandissima. Sull'ampio piazzale prospiciente allo chalet era stato realizzato un capiente palco musicale. Creato su un basamento a forma circolare, delimitato da un'artistica ringhiera in ferro, era abbondantemente provvisto di una serie di lampade che potevano assicurare anche gli spettacoli serali. Oltre alla banda musicale cittadina, composta dai ragazzi dell'orfanotrofio, sul palco si alternava la locale banda musicale militare e spesso bande forestieri. La prevista numerosa frequentazione dei giardini pubblici suggeriscono fra l'altro la costruzione di un ritrovo stabile che rappresentasse per queste aiuole, nel maggio magnifico, è un tappeto superbo di fiori fra i più belli e tra i più aulenti, dai più delicati ai più vigorosi, dai più umili ai più alteri, dalla fragile campanula al piccolo fior di vaniglia, dalla aurea e bianca margherita alla rosa vellutata. I suoi viali, le aiuole, i sedili, l'ampia balaustra di ferro mi richiamano purtroppo al pensiero tanti dolci sogni, ormai tramontati della mia giovinezza. Bello questo giardino, nelle placide sere d'estate, quando la luna naviga lieta il firmamento. E qui, intorno al chiosco, mentre suona la musica, è tutto uno sciame di bellezze magnifiche. Tutto un caleidoscopio incomparabile di movenze leggiadre, tutto uno scrigno di fulgide gemme, sempre suscitatore di sensazioni dolcissime. Bello questo giardino, pur nei tristi tramonti del novembre, quando stormiscono le foglie, quasi lieve risucchio di onde vicine, e i piccoli uccelli non più cantano lieti,
ma come sgomenti, volano silenziosi di rama in rama. E questi alberi, tutti questi alberi, che ombreggiano i viali tortuosi nell'armonia delle forme diverse, si accordano magnificamente con la luminosità del cielo, con la varietà delle campagne lontane e vicine. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, che l'aveva vista per l'intera fase bellica trasformata in orto di guerra, la villa, intanto rinominata Villa Trieste, a causa della mancanza di adeguate risorse finanziarie, cominciò a conoscere un periodo di continuo decadimento. Le soluzioni manutentive adottate nel periodo, il più delle volte, si rivelarono provvisorie, mentre la vegetazione delle piante spontanee prese il sopravvento su quella originaria. Solo con l'inizio del nuovo secolo, unitamente alla realizzazione delle opere di recupero del centro storico dell'intera città, la villa viene risistemata, riprendendo l'originario nome di Villa Margherita.